Un caro saluto a Antonio Ambrosetti che raggiungiamo nel suo ufficio di Milano e che periodicamente vogliamo ascoltare sul fronte economico e sul fronte professionale, perché di consulenza di impresa ti occupi, beh, tra le tante cose di cui ti occupi. E noi stiamo venendo fuori da una situazione molto difficile, a suo modo unica, devastante sotto tanti aspetti. Però tu sei un interlocutore che cerca sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno e allora da lì vorrei partire. È vero che la crisi è stata drammatica e che l'orizzonte è nebuloso, però è altrettanto vero che in questi momenti che si vede un po' il talento e l'arte di risollevarsi, no? Certo. Intanto, caro Matteo, buona mattina anche a te e un caro saluto anche a tutti coloro che ci seguono. Sì, questo diciamo è per molte organizzazioni un momento di bivio, anche un momento dove si vede se i leader che governano le organizzazioni sanno fare veramente i leader nel senso letterale del termine, cioè indicare la strada ed essere capaci di fare in modo che l'organizzazione li segua. La situazione è molto differenziata, c'è chi ha visto evaporare il 100% del proprio business in pochi giorni, chi ha dovuto chiudere, pur non essendo un'organizzazione che per sua natura può rimanere chiusa per molto tempo perché accumula costi fissi in tempi brevissimi, e anche qualcuno che è riuscito a cogliere qualche opportunità. Vediamo di declinare la situazione di chi ha subito le peggiori crisi, partendo dal settore commerciale, ad esempio, pensiamo alle imprese di ristorazione, pensiamo ai bar e locali, pensiamo a tutti coloro che hanno magari ricostruito un minimo la gestione del proprio locale, perdendo però tutto ciò che fa riferimento ai rinfreschi, al servizio catering, ai banchetti, quindi tutti gli eventi pubblici che fisiologicamente oggi dobbiamo cancellare. C'è possibilità, secondo te, di dire a queste persone: ok, non dovete abituarvi ad avere metà del vostro fatturato in fumo, perché quella metà può essere rimpiazzata? Certamente c'è un pezzo dove adesso, nei prossimi mesi, bisogna resistere e avere pazienza e vedere il fatturato che ritorna lentamente. Io direi che quello che ci ha, diciamo che può aver, tra virgolette, insegnato questa situazione è l'opportunità di essere un pochino più flessibili. Parlo soprattutto ad esempio di Milano, dove ad esempio i bikers che consegnano il cibo sono molto diffusi. Certamente molti esercizi si sono affrettati a digitalizzarsi, capire il nuovo modello di business e cercare di recuperare almeno parte del fatturato in questo modo. Però devo dire, faccio anche un esempio molto meno digitale, di un pizzaiolo che pur non facendo pizze particolarmente buone, non era noto per essere la pizza gourmet più buona che ci fosse, proprio al momento dell'inizio del Covid, semplicemente da solo andò a bussare a tutte le porte delle case, dei condomini circostanti, offrendosi di consegnare le pizze lui personalmente alla fine, senza nessuna infrastruttura tecnologica, a tutti coloro che magari erano preoccupati e non volevano più uscire di casa. Il risultato è stato che questo ha dovuto assumere delle persone perché era diventato il provider, diciamo, dei pranzi di tutto il circondario. Questo aveva fatto tutto totalmente da solo, senza necessità di e-commerce o infrastrutture, eccetera. In certi casi è proprio la capacità anche dell'imprenditore, del piccolo imprenditore, di agire subito, di darsi da fare, di trovare soluzioni e anche di non magari accanirsi su ciò che in quel momento non sta più funzionando. Ti faccio invece una domanda su coloro che hanno
azzeccato imprenditorialmente parlando la giusta via. Purtroppo abbiamo avuto a che fare con una pandemia che ci ha costretto a armarci dei cosiddetti dispositivi di protezione individuale. E sai che tante imprese, anche del nostro territorio, hanno riconvertito la produzione, hanno incominciato a sfornare mascherine, igienizzanti, calzari, visiere, tutto ciò che poteva essere protettivo. Allora, in questo momento queste aziende sono molto gettonate, quindi evidentemente anche i loro fatturati saranno in impennata, però auspicabilmente l'emergenza non durerà per sempre. Allora, quello è un settore che tu ti sentiresti di consigliare o diresti, ragazzi, state attenti perché prima o poi la curva scende? Allora, coloro che hanno fatto le mascherine, così come l'esempio che ho fatto io, sono esempi tattici, cioè che funzionano nel breve periodo e che magari ti salvano anche l'attività nel breve periodo, perché poi alla fine il rischio è la cassa, cioè il rischio che poi uno non abbia più cassa. Invece io, guardando un pochino più in là, vedo, quello che vedo sono le seguenti cose. Beh, la prima cosa è che collettivamente questa tragedia, anche e soprattutto umana innanzitutto del Covid, ci ha costretto, tra virgolette, a riflettere su ciò che è veramente importante e ciò che è veramente giusto per noi. E questo fa sì, questa è una mia personale opinione, che quando l'economia ripartirà, tornerà tutto come prima, ma i clienti saranno molto più attenti a ciò che è valore vero, cioè molto più valore per denaro, un prodotto che abbia il prezzo giusto o il miglior prezzo per quello che ti dà, senza grandi fronzoli, quindi valore prima cosa, e seconda cosa valori, cioè se quel prodotto rappresenta un qualche cosa che è coerente o no con ciò che è veramente importante per noi come clienti. Allora, queste cose esistevano già prima, ma hanno acquisito molta importanza proprio per il fatto che tutti noi intanto abbiamo meno risparmi, mediamente parlando, siamo più attenti e abbiamo passato un periodo dove magari anche purtroppo per delle difficoltà, anche delle tragedie familiari, ci siamo interrogati molto profondamente su che cosa è veramente importante e che cosa è superfluo. Quindi il consiglio che do a chi vuole ripartire con successo è attenzione al valore e ai valori. Quindi diciamo che anche chi ha dimostrato di tenere al capitale umano, di tenere alle risorse della propria azienda in termini umani, insomma, chi non ne ha approfittato, magari per fare un po' di pulizie di Pasqua, ecco, tutti coloro che hanno tenuto la barra dritta, stai dicendo, anche sull'etica della propria condotta e non solo sulla logica comprensibile del profitto, secondo te hanno una marcia in più e devono mantenerla, insomma. Sì, purché la sappiano comunicare bene, e poi ecco, l'altro aspetto è che tutti noi abbiamo fatto un corso accelerato di digitalizzazione. Questo non vuol dire che si manterranno i livelli di oggi di acquisti online o cose di questo tipo, ma significa che avendo collettivamente imparato molto di più ad usare queste cose, saranno sempre una fetta rilevante. Quindi valore, valori e essere pronti sul lato digitale nel caso in cui poi la richiesta avvenga in modo digitale. Diciamo che qua mi stuzzichi però un'ultima domanda, poi ti lascio, però me ne stuzzichi tante. L'ultima domanda è questa sulla tua ultima riflessione. Lo smart working è stato un modo di dire molto molto collaudato, un'esigenza che talvolta a mio avviso è stata anche un po' confusa, non è che se prendi il computer e te lo porti a casa per forza tu stia facendo smart working, talvolta è stata un po' tirata per i capelli la espressione. Però è anche vero che questa esigenza, cioè quella di portare un po' di lavoro a casa, ha anche cambiato un po' di assetti legati all'indotto. Se tu pensi nella tua città, cioè Milano, quanto fatturato ristoranti e bar hanno perso per le migliaia e migliaia di colazioni in meno, di pause pranzo in meno, e lo stesso potremmo dire dei trasporti pubblici, dei taxi, insomma,
di persone che si sono spostate meno e hanno tenuto a casa con sé anche una parte del fatturato altrui. Allora, possiamo dire che la digitalizzazione, l'innovazione tecnologica, abbiamo capito quanto sia importante, perché per lavorare da casa servono linee veloci, serve la possibilità di poter fare quasi tutto ciò che si fa in ufficio. Però nello stesso tempo è anche culturalmente che questo cambiamento porta con sé l'esigenza di guardare in altro modo la quotidianità professionale, i rapporti, le relazioni. Sì, ma Milano è come una spugna, no? Ha 1,5 milioni di abitanti che diventano 4 milioni e rotti alla mattina presto per tutte le persone che vengono a lavorare a Milano. Certamente lo smart working farà qualcosa da questo punto di vista, nel senso che intanto anche qui abbiamo fatto un corso accelerato di smart working e quindi le persone e le aziende lo utilizzeranno. Questo, apro una parentesi, è anche un'opportunità per gli esercizi commerciali al di fuori di Milano, che vedevano magari tutti i loro clienti potenziali emigrare anche per la pausa pranzo nella città di Milano, piuttosto che dove le persone magari risiedono. Sullo smart working volevo dire una cosa, che il tema non è tanto tecnologico, ma è un tema di rapporto di lavoro, cioè cambia la natura del rapporto di lavoro. Smart working significa essere abituati a una cosa, cioè quando io ho una persona in presenza, un manager ha un po' la rassicurazione che, tra virgolette, li controlla a vista con l'orario di lavoro. Sono lì, stanno lavorando, apparentemente stanno lavorando, sono tranquillo. Smart working significa impostare i rapporti di lavoro sulla fiducia e sui risultati e non sull'orario di lavoro, sul tempo che un lavoratore ci mette ad ottenere un risultato. Per molti è un cambiamento culturale, per altri, mi riferisco ad esempio ai liberi professionisti, non è niente di nuovo sotto il sole. Però questo, in molte aziende che erano magari abituate di più a orari di lavoro rigidi o questo tipo di cose, è una vera e propria rivoluzione culturale. Io penso che anche qui, quando le cose torneranno alla normalità, si tornerà anche negli uffici. Ci sarà un ingrediente maggiore di smart working, ma l'ufficio poi è fondamentale per molte altre cose. Ad esempio, se io voglio formare un giovane, è difficile farlo se l'ufficio è vuoto e tutti sono in smart working. Così come se io devo lavorare a stretto contatto con un team, è molto meglio se ci troviamo in un posto fisico piuttosto che continuare a fare video call. È un po' lo stesso discorso, ne parlavamo io e te tempo fa quando ci siamo visti, appunto quando ci siamo visti fisicamente, non via call. Tu hai organizzato in questi anni di professione tantissimi convegni, adesso li hai trasferiti per forza sulle piattaforme. Qualcosa si perde, ad esempio si perde la possibilità che alcune di queste interlocuzioni si trasformino anche in empatia, in simpatia, in amicizia. È chiaro che lo schermo questo un po' te lo impedisce. È verissimo questo, e anche in questo caso non è o una diretta webinar o un convegno dal vivo, ma la chiave è che saranno sempre di più tutte e due, e se uno vuole fare veramente un buon servizio, una buona fruizione di un cliente, deve alternare la comodità e l'immediatezza di una diretta webinar, visto che al giorno d'oggi nessuno ha tantissimo tempo da perdere, con occasioni magari molto molto qualificate, per cui la persona investe il suo tempo per spostarsi, per venire a un convegno e per incontrare persone e magari conoscere contatti utili. Grazie, sempre interessante chiacchierare con te. Grazie Antonio Ambrosetti, arrivederci, buona estate naturalmente, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, buona estate anche a te e a chi ci ha seguito, grazie.